Belle amati dal Signore, oggi è nato per noi un Salvatore. Non vogliamo convincere nessuno, è solo un dono che noi accettiamo da Dio, un dono grande, un dono per il quale tutta la Chiesa in questo periodo ha elevato preghiere. In questo tempo di avvento molti hanno ripetuto: vieni Signore Gesù. Che significa? Che noi, come uomini e donne del nostro tempo, sentiamo il bisogno di un Salvatore, ossia colui che si mischia nella vicenda umana e ci aiuta ad andare avanti. Gesù ve l'ha detto nel Vangelo: senza di me non potete fare nulla. E noi sperimentiamo il non saper fare nulla. Per esempio, il non saper fare la pace. Tutti pensano di vincere e nessuno pensa che invece il problema è come fare una pace vera, una pace giusta. Abbiamo bisogno di qualcuno che dall'alto ci illumini, ci sostenga, ci conforta, perché siamo molto rattristati. Voi direte: noi qui siamo rattristati. Sì, certo, siete rattristati, ma anche noi, molto rattristati, di questa tensione, di questa situazione così negativa che respiriamo dappertutto nel mondo. Siamo un tutt'uno e ciascuno partecipa dei drammi gli uni degli altri. Quante guerre? Ne hanno catalogato 59. Papa dice che c'è la guerra mondiale a pezzi, ma qui a furia di mettere insieme i pezzi copriamo tutto l'universo. Quindi ecco un grande bisogno di un Salvatore. E il Signore ci viene incontro, e il Signore prende l'iniziativa, e il Signore non si stanca di noi, ha pietà di noi, viene a salvarci. E vorrei che tutti noi che siamo qui potessimo sperimentare il dono di Dio. Cosa fa il Signore se noi gli doniamo il cuore? Semplicemente donare il cuore al Signore è un'offerta libera che ciascuno di noi è chiamato a compiere. Perché? Perché il Signore, quando viene, ci libera da che cosa? Dall'aggressività che abbiamo dentro, tutti. Dalla intolleranza di chi è diverso da noi. Da chi vive violenza. E la violenza non è necessario buttare una bomba. Purtroppo è successo che sono state ammassate tante persone a Praga un giorno. La violenza, basta che uno dica una frecciata contro un altro, e questa è una violenza che subisce il cuore che traballa. La violenza, no? Noi pensiamo che sia necessario appunto usare un calacico, ma non è sufficiente, è più facile. Basta una critica ben messa, basta una porta socchiusa a suo tempo in un certo modo e subito si capisce l'atto di violenza che abbiamo dentro. Ecco, vieni Signore a liberarci da questa violenza che abbiamo dentro, che non è di qualcuno ma è di tutti. E di questo abbiamo bisogno se vogliamo creare un mondo nuovo. Ma non basta che il Signore ci liberi, deve anche promuovere il bene che è in noi. Solo si deve evitare il male. Non è solo sufficiente evitare il male, bisogna fare il bene, impegnarsi per il bene, ciascuno secondo il luogo dov'è, secondo le proprie responsabilità. Impegnarsi anche, oserei dire, a sperimentare il dolore di quelli che soffrono, sia accanto a noi che quelli lontani da noi. Facciamo fatica, no? Leggiamo una notizia, una società.
del 24, la prima e la seconda. Il Signore ci invita proprio perché vogliamo agire e fare il bene, non solo promuoverlo tra di noi, ma addirittura fino a soffrire per le sofferenze, quelle che arrechiamo noi, quelle che i nostri fratelli e sorelle del mondo subiscono. Ecco, è bello allora che Natale del Signore noi lo accogliamo come il dono di Dio che ci propone una vita nuova, con la forza dell'amore che vince tutto. E quando ci sono persone che ricominciano, che ritentano a fare il bene, che fanno anche piccoli gesti, ma buoni, ma veri, il male non lo vince, non lo vince. E allora costruiamo giorno per giorno il bene da dove siamo. Tutti noi abbiamo delle possibilità di fare il bene, di fare gesti di riconciliazione, di comunione, di pace, di fraternità, di solidarietà. Tutti siamo chiamati a fare il nostro compito e il nostro impegno. Così il Natale diventa qualcosa di bello, di buono, di promozionale per tutti noi, per quelli che sono accanto a noi. Amen.